Una splendida giornata di sport, la pallacanestro italiana si concentra a Brindisi per uno straordinario appuntamento di scena al Pala Pentassuglia, messo sotto assedio da tantissimi tifosi provenienti dall'intera regione. L'Enel Basket Brindisi ospita l'Olimpia Milano, squadra che punta direttamente alla vittoria del campionato italiano ed è subito furore. Il fermento si nota anche all'esterno del palazzetto, con code di auto formatesi addirittura 3 ore prima della gara e uno spiegamento di forze dell'ordine e polizia municipale chiamato a gestire la situazione. L'attesa è spasmodica e la voglia di basket si respira in tutto il palazzetto. All'entrata della squadra di casa, quando l'aspettativa ha raggiunto il massimo livello, è il delirio. Arrivare a giocare contro Milano per un piazzamento migliore per le Final Eight, avendo già raggiunto quella che è il risultato, che effetto fa? È un effetto incredibile, non nascondo l'emozione perché sembra di vivere un sogno, però i sogni sono belli e quando si sogna si cerca di svegliarsi quanto più tardi possibile. Ecco, noi abbiamo regalato e ci siamo regalati all'intera città questa avventura. Cerchiamo di farla continuare, però per farla continuare dobbiamo lavorare tutti insieme, perché non è facile, ma ci vogliamo provare e dobbiamo rimanere a questi livelli per quanto più tempo possibile. È una grande soddisfazione per il sindaco di questa città, è una soddisfazione ancora più grande per il sindaco tifoso di questa città e poi per una società sportiva che sta traguardando risultati davvero tanto importanti. Stiamo lavorando bene, la società, i tifosi ovviamente e allo stesso tempo anche l'amministrazione comunale. Abbiamo da traguardare 2 risultati importanti, quelli sportivi e quelli legati alla realizzazione di un palasport, comunque alla disponibilità di 5.000 posti. Vedremo quale sarà la soluzione più veloce e poi vedremo di ottenere anche il risultato migliore per non ostacolare, anzi per agevolare i piani della società sportiva. L'occasione è importante anche e soprattutto per la tifoseria organizzata, sempre pronta a strabiliare l'intero palazzetto dello sport con striscioni, cori e incitazioni che in questa specifica serata inneggiano alla storia della pallacanestro brindisina e a quella che si sta per scrivere. Per loro anche un incontro importante, quello con Roberto Renon, responsabile generazione Enel, uno dei massimi rappresentanti del main sponsor della squadra biancazzurra, arrivato a Brindisi per celebrare il buon momento che lo sport cittadino sta attraversando grazie alla pallacanestro. Nel 2012, quando abbiamo deciso di sostenere in maniera più forte l'Enel Basket, eravamo sicuri che avremmo ottenuto un risultato migliore. Mi fa piacere essere qui prima della fine del campionato d'inverno e sapere che siamo già in Final Eight, e questo credo sia il risultato di un grande lavoro della squadra prima di tutto, perché io non sottovaluto mai il fatto che in campo ci vanno i giocatori e l'allenatore. Noi facciamo la nostra parte cercando di essere vicini e sostenere alla grande con entusiasmo l'Enel Basket. Piatto forte della serata, la partita tra le 2 squadre. Con il biglietto delle Final Four già in tasca, l'Enel Basket ospita l'ex squadra di coach Bucchi, l'Olimpia Milano di coach Scariolo, che dal canto suo è alla ricerca dei 2 punti utili per la qualificazione certa alla Coppa Italia. La squadra meneghina in classifica è proprio dietro Brindisi, che ha l'attivo più vittorie. Cammino particolare quello di Milano, che è anche reduce dalla sconfitta della scorsa settimana in casa contro Cantù. Il roster è al completo, avendo recuperato anche Langford all'ultimo secondo grazie ai medici della società. Brindisi, memore della grandissima prestazione di Bologna che ha fruttato il 16° punto in classifica, deve fare a meno di Capitan Ndoia, infortunato in allenamento durante la settimana. E in campo scende con Gibson, Vigiano, Robinson, Reynolds e Simmons. Dall'altra parte Milano schiera Green, Airston, Langford, Fozzis e Bourosis. Brindisi è subito avanti 6-2, ma gli ospiti si fanno notare con un parziale di 0-5 di risposta e si ritrovano addirittura avanti +1 6-7.
Il punteggio resta comunque vicino e nonostante le incursioni di Borosis e Fozis per gli avversari e Vigiano, Reynolds e Gibson, dall'altra parte il quarto si chiude con tre lunghezze di vantaggio per Milano, 17-20. Nel secondo quarto l'Olimpia incrementa e si porta avanti addirittura più 14, 17-31, senza che i padroni di casa abbiano ancora segnato. L'entrata di Basile dà agli avversari dei biancazzurri una marcia in più, soprattutto da tre punti, e Brindisi in un solo quarto concede 26 punti segnandone appena 12. Il risultato della sirena del riposo lungo è 29-46. A rientro sul parquet è Milano a perdere la bussola e la New Basket, sicuramente scossa negli spogliatoi da coach Bucchi, appare rinata. Ci pensano Vigiano e Gibson, che costringono Milano ad un parziale di 14-6 che a metà tempo vede nel sotto di soli 6 punti, 43-49, che si ridimensiona ulteriormente più avanti fino al 47-59. Due punti di distanza che però non restano ridimensionati ulteriormente, che Chiotti e Melli riescono a mantenere il risultato sul più 3, 51-54. A completare il recupero ci pensa Gibson con due triple consecutive alternate da un'avversaria, chiudendo il terzo quarto 57-57. La gara è equilibrata per i primi minuti, poi sono i biancazzurri a subire il vantaggio avversario anche di 10, come 65-75. Le speranze totali si perdono sul 71-77, quando solo il canestro di Robinson regala il 73-77. Brindisi non ne ha più e il punteggio non cambia a favore dei pugliesi, che perdono alla fine 76-83. Importanti le analisi dei due coach. Sono un'ottima squadra, hanno prodotto uno sforzo molto grande, noi abbiamo avuto un po' paura, sicuramente è chiaro che abbiamo diverse ferite che ancora devono cicatrizzare, quindi lo spettro di una sconfitta grave senz'altro si è materializzato un po' nell'aria, però è stato molto molto importante che ancora una volta, con un grande contributo dei giocatori che sono usciti dalla panchina, siamo riusciti a riprendere con pazienza, poi con addirittura autorità e personalità la partita in mano, conducendola in porto addirittura poi alla fine senza neanche soffrire. No, perché è una squadra ben organizzata, che gioca bene, che è anche in evidente momento di fiducia, dove si vede che i giocatori sono lo staff, la società, anche il pubblico, che è tutta un'unica realtà molto bella. In questi casi poi le cose si complicano anche più in là, diciamo, dei valori tecnici, per cui rispetto molto il lavoro che stanno facendo. E gli auguro ovviamente a partire da adesso che possano continuare nel loro bel cammino di quest'anno. La squadra ha fatto un po' fatica, si è persa, però poi con il cuore di sempre siamo tornati dentro, addirittura sopra, però purtroppo la panchina di Milano è più forte, questo lo dico con massimo rispetto dei miei giocatori, ho grande stima e affetto per i miei ragazzi, però purtroppo questa è la differenza del momento. La nostra panchina a volte fa fatica contro le squadre che hanno fatto i 4 più 3 come scelta tattica per la stagione. Noi col 5 più 5 riusciamo ad avere un migliore apporto dalla panchina, perché giochiamo contro altri italiani. Quando ci sono molti stranieri dall'altra parte, la fisicità, il fisico, la muscolazione avversaria diventa pesante, e quindi questo alla fine un po' lo paghiamo. L'Enel Basket Brindisi raggiunge le Final Eight con il settimo posto in classifica e 16 punti nel bottino del campionato. Stagione arrivata quindi al giro di boa, adesso si ricomincerà con il girone di ritorno. La prima partita sarà giocata proprio come 15 giornate fa contro Varese, la capolista a 26 punti, che ritroverà Brindisi dopo averla sconfitta in casa al Pala Whirlpool, dove domenica prossima proseguirà il percorso in campionato della squadra biancazzurra.